Totò, facci dai stare un po' più il padre Cristiano. Accidali, non c'è mucco la tua a te. La nascita della borgata di Mondello risale al 1906, quando a Bruxelles venne firmato un accordo tra la loro amministrazione comunale della città di Palermo e la società italo-belga Le Tram di Palermo. L'accordo prevedeva la realizzazione di una serie di infrastrutture, quali un cursal con 10.000 metri quadrati di giardino, un grand hotel, un collegamento tranviario ed uno stabilimento balneare. Difatti, l'unica opera realizzata è stato proprio l'antico stabilimento balneare, nel 1910, ad opera dell'ingegnere Rodolfo Stualker. Così Mondello diventa il lido della Belle Époque, il Charleston. Abbiamo una cantina dove ci siamo 120 etichette siciliane di rossi e 130 di bianchi. Il resto è italiano e internazionale. C'è la California, l'Australia, la Francia, la Spagna, le zone del mondo più importanti. Eccoci nella piazza di Mondello. Questo è un luogo di incontro ovviamente per i turisti che provengono da tutto il mondo, ma anche per la gente del luogo, che qui vengono a tutte le ore del giorno, la mattina per una buona colazione e poi a pranzo per mangiare del buon pesce in uno dei tanti ristoranti che ci sono qui intorno, anzi ve lo consigliamo, poi un buon caffè e per finire... E il pomeriggio una buona brioche congelato. Uno dei momenti belli da vivere a Mondello è la processione a mare in occasione della festa della Madonna delle Grazie, patrona dei pescatori. Ma i tuoi ospiti cosa fai mangiare? E allora come antipasto abbiamo insalata di mare, calamaretti fritti, gambero marinato, cocchi di carne.